Oddio! Cori! È d'acciaio! Oddio! Madonna, mi ha devastato! È d'acciaio! Mi ha devastato! Bentornati ragazzi in un nuovo video qui su Parliamo Nerd. Io sono Freyer. E Aldo. E siamo al settimo episodio. Al settimo episodio di Resident Evil 2 Remake. Siamo andati avanti, siamo tornati dentro, diciamo, al pian terreno della stazione di polizia. Avevamo visitato i piani bassi e siamo tornati appunto perché abbiamo quell'oggettino che ci consente di aprire la serranda che avevamo trovato vicino all'elicottero ormai esploso, la manopolella piccolina dell'elicottero esploso del soccorso, il famoso soccorso 73 che avevamo sentito dalla radio dello smascellato. E quindi andiamo avanti direttamente da dove ci eravamo fermati, però prima di iniziare... Sigla. Bene, siamo dentro... Attualmente 2 ore e mezza di gioco. 2 ore e 50. Buono. Ok, quindi ricapitolando l'inventario, stiamo... Il tuo solito bug dell'inventario. Okay. Ti tieni una flashbang di... Ci hanno detto milioni di volte che è un utilizzo eccezionale. Va tenuta. E noi la teniamo. C'è un easter egg. C'è un rocket raccoon da qualche parte. Buono. E la Madonna. Che The Regulus con Leone. Calibro 50. Queste non abbiamo ancora l'arma. Cartucce ancora più potenti, eh. Buono, e siamo a 2. Però questo dove andava inserito? Nelle celle. Ah, nelle celle. Bene. Nelle celle che però non mi ricordo quanti ne servivano. Quindi qua la Matilda di Chris scoppia. Ma non è di Chris la Matilda. Sei sicuro? Certo. C'è sempre questo bug. Cioè il bug della Matilda di Chris, la pistola di Chris è questa. Jill, la Samurai Edge Jill e la Samurai Edge Chris che sta qua. Porco Giuda, perché noi andiamo avanti con la Matilda? Perché è l'arma che c'ha per il gioco, c'ha offuscato. I supplementi. E perché non abbiamo preso quella di Chris? Perché se no non ci abbiamo le varie modifiche da inserirli. A questo punto andiamo avanti con l'arma del gioco. Mi ero praticamente sconnesso da questa cosa. Ti eri obliterato. Ecco. Certo. Ne abbiamo 3, è il momento. Ciao. A mettere le tavole in legno. Neanche qui magari. No, non ci credo. Dovrebbe essere andato. Lui è andato. Ricarica. Col cazzo che è andato. Porco Giuda. Non ci credo. Brutto bastardo. Dammi il coltello, stronzo. Tu ti rialzi, anche lui? No. Non promette bene. Buono, buono, buono. Non ci credo. Quella raffica a vuoto è inutile. Non la faccio io, la fai in automatico. No, è andata a vuoto, è stata veramente pesante. Non ci credo. Ma non è possibile. Ma perché? Ma perché? Ti ho sfondato! Ma accendi la luce! Questo sta mangiando ancora le parti restanti del primo... Bravo! Posto. Bravo! Esatto, è quello che stavo dicendo! Ancora non aveva finito di mangiare. Abbiamo consumato il mondo. E vabbè. Fusibile. Ah no, quindi no.
per accedere al checkpoint. L'avevi appena lasciato. Datemi i colpi, raga, ma questi comunque, cioè, troppo, ma com'è possibile che ci vuole così tanto per chitarli? Quindi non era il fusibile per la scatola elettrica, ma era per accedere allo shortcut che ci riporta esattamente alla fase iniziale da Marvin, che sarà trasformato nel mentre. Credo proprio di sì. Dovremmo killare in una cutscene o addirittura noi proprio. E vabbè. Comunque, questi, cioè, quanti colpi gli ho sparato? Sono durati parecchio. Non capisco, infatti. Non ci credo. Sei bellissimo. Sei bellissimo. Massa, è bruttissimo questo. Lo potremmo anche lasciare qui, eh. Ma lui corri. Ci prende. Madonna. Comunque è bellissimo. Bello, eh? Bello. Studiato bene. Qua c'era un po' di casino, ma l'avevamo fatto, mi pare. Sì, allora. Eccolo là, va, salita, ok. Camera oscura. Dov'era? Eccola là in alto a sinistra. Ah, quella là, esatto. Qua c'era quello ancora alla finestra. Sì. Avevi lasciato qualcosa nell'ufficio stazzo? Qua c'era la batteria, avevamo lasciato qualcosa? No, non c'è nulla. No. Qua c'era il mega ciccione. E qua purtroppo io penso che... Penso proprio che Marvin è andato. Lo vado a controllare, ma secondo me... Ecco. Mi dispiace. È andato Marvin. Marvin. Oh no. Merda. Metterò fine a tutto questo, glielo prometto. Mi dispiace un botto, mi è dispiaciuto parecchio, gli ho fatto pure esplodere la testa, cioè. Povero Marvin. Allora, ragioniamo, camera oscura. Esatto, la prima cosa che farei. Camera oscura sopra... Vedi la mappa? Nelle scale, le scale stanno di qua. Oddio! The Ligers! No! Rientra! Flashbang! Pezzo di merda! Flashbang! Esplodi? Che diavolo era? No! Dio, entra dentro qualcosa! Camera oscura. Oddio, camera oscura. Troia. Aia. Brigati. Entra in bocca. Oh. Buon appetito, dannazione. Porco Giuda. Il volume dell'audio qua è schizzato tipo terremoto della scala Richter proprio. Ma adesso sì che servono delle piante. Vai, va. Mista bomba. Oh. Ligers tra l'altro che ci ha fatto consumare tutte tutto. Le ultime cartucce bonus e non nulla. L'hai ucciso. Non abbiamo neanche più le munizioni, ragazzi. Questo è un momento veramente che è il più difficile che è capitato fino adesso. Lo sai che posso fare? Con quei 14 colpi finali. È la l'unica. Pistola di Chris, è la tua, Redfield. Bellissimo.
Stampiamo. Ma il leaker poi è lo stesso che abbiamo lasciato al piano di sopra, immagino. Bravo. Che è venuto qua a fare una visita. Che stava là poi da ore, così, al centro della stanza, incredibile. Porco Giuda, l'ultimo armadietto DCM. DCM. Te allora, lo ricordi dove era? No. Lo vediamo. È appena so, eccolo là. No, terminale armadietti questo. Al piano di sopra. PC. Cassaforte. Fessura manovella. Da aprire? Ce l'abbiamo tanto, no? Lucchetto. La combinazione, sì. Ragazzi, siamo pronti. Leaker. Non credo che ci sia più. C'è, c'è. Io lo voglio ammazzare. No, ma no, ma con quali armi? Lo voglio ammazzare. La nazione è tornato lì. Non ci andrei. No, no, lo killo. Scommetti. Diavolo. Ohia! Di nuovo il coltello. Dovrebbe morire, infatti. No. Ma perché non muori? Devi morire, troppi danni, non mi interessa. Va finita. Oh, oh. Mamma mia. Mamma mia. Non muore. L'ho killato prima. Ma perché hai dovuto sprecare queste cose che è palese che non ci devi andare? Dai, c'hai lo sbubbero un fa addosso alla giacca. Vabbè, basta far così, eh. Ragazzi, scusateci per questa nabbata del caricamento. Vabbè, era da provare, scusate, cioè. Ci poteva stare, no? Non ci sarei comunque mai andato. Aspetta, ma ho salvato. Quello è il problema, non qua. Cazzo! Bellissimo. Beh, infatti, è una meraviglia, guarda. Avrei salvato dall'altra ala di Cristo, praticamente. E tu e le tue minchiate di volere uccidere un leaker. Con che cosa? No, ragazzi. All'ufficio dello sceriffo. Taglia. Aspetta. Sotto la centrale stanza del generatore. Bene ragazzi, ci rivediamo tra poco. Bene, dopo questa breve pausa che per voi è durata un nanosecondo, siamo tornati qui nella stessa situazione esattamente di prima. Coltello ficcato in gola al leaker, non è morto, sta ancora lì a leccarsi i baffi. Non abbiamo più colpi se non i 14 della pistola di Chris, che questa volta non sprecherò per killare il leaker, ma cercherò di andare al piano di sopra, non facendomi sentire. Che non ti sentirà poi, tra l'altro, quindi. Io l'unica cosa che spero... La quale vuoi aprire? Ecco, l'unica cosa che spero è che quel leaker sia il leaker che stava qua. Entra, va. Aspetta. Qua c'era il locker. Aspetta, al piano di sotto. Ma come è possibile? Non possono essere due, ragazzi. Se sono due è finita. Io non ho colpi, non posso assolutamente... Uno è quello che stava su nella zona dove c'erano le merci depositate, no? Sequestrate dalla polizia. Questo. Esatto. Dove non ricordo che ci sia qualcosa di interessante.
da trovare? Mamma mia. Mamma mia. Beh, lo zombie l'avevi ucciso. Com'era? DCM. Se ci sarà una sacchetta, immagino. Mandammi i colpi. Ma non questi. I colpi del leone. Ma per il sacro Leo. Questi fanno male. Buono. Ricarica ed equipaggio a sto punto. Però non posso. Per pistole semiautomatiche. Per la pistola di Chris, quindi. Attualmente. No, neanche. La serranda dov'era? Qua dietro. Esci e vai al piano di sotto. Tanto ormai è inutile andare là perché siamo tornati per la combinazione delle foto. Esatto. Mi muovo con cautela per non rompere i coglioni ai leaker. Perché in questo frangente sono abbastanza dannosi. Reggono bene i colpi. Dove vai? E di qua. Girati. No, dobbiamo andare alla serranda. Eccola, sta qua ti è girata. Non è questa quella che intendo io. No, no. Come no? È quella dell'elicottero. Ma allora vai. Ma perché quella non sape. Belle sorprese qua, eh. Ah! Ah! Quello speriamo che non si rialzi e non mi va di sprecare i colpi. Ma non si può rialzare, dai. Sì, si rialza. Vi prego, vi prego. Qua c'è il leaker morto. Quindi questo almeno è morto. Almeno qua ce lo siamo tolto dalle palle. Metti una tavola, va, se è possibile. No. Non ti rialza. Passi sul legno. Sì, il rumore è veramente inquietante. Qua c'era la porta quadri. Che non avevamo aperto. No. Quindi oltre a l'altro oggettino, l'altra porticina che dovevamo aprire. Sarà porta quadri. Bonus. Porta quadri, dammi qualche cosa, ti prego. Dammi dei colpi. Beh, polvere da sparo. Ma questi li devo combinare per con quella gialla che era. Pompa, ma dammi una cassettina regalo. È il tasto. Esamina. Attivalo. Qual è il problema? È che l'armeria sta davanti al Ligger. Sta davanti al Ligger. Lo so. Tanti, cuffie. Tanti. Ok, questo è il pezzo di ricambio, lo sappiamo. Ovviamente sì, per accedere qua alla fantomatica sacchettina RPD, però con Ligers davanti in queste condizioni non ci andrei. E aprirei la porta, quella dell'elicottero a questo punto. Che non è serranda, questa. Che era la serranda con il... Che non è questa. Col pomello. Che non è questa e stava non mi ricordo dove. Vabbè, tanto riaccedi dal checkpoint. Qua c'è la biblioteca. Qua c'è sempre lui che non muore. Non muore perché non lo vuoi uccidere. Cazzo, qua c'era il leaker. Vai. No. Vediamo un attimo. Che vai, c'è il leaker. Devo andare sotto. Devo tornare all'atrio. Devo tornare all'atrio, salire al piano di sopra. Sì, stai zitto.
Allora, Adrio, salgo di sopra. E questo è il piano. Qua c'è sempre la cassaporta e non so la combinazione. E qua? Qua ancora la... Ah no, la serranda sta di qua, via. Beh, dall'altra parte ci deve essere una sorpresa. Stiamo facendo comunque tutto quello che dovevamo fare, no? Siamo abbastanza bene. Buono. Cosa c'è qua? Tetto, ufficio del commissario, collezione privata. E qua cassa. Ah, ok. Boh, devo sprecare un colpo per Raccoon, sta cosa. Sly Raccoon. Eccolo qua. Portacuori. Portacuori. Ah, è... Qua si ricollega... Sono tre le porte, sì. No? Le del col simbolo. Andiamo sopra. Allora, sopra abbiamo il tetto. E sotto? Che cazzo c'è? Il cavò. Eccolo. Dannazione. Ti chiudo immediato. Immediato. Fuori. Fuori. Buono. Chiuso. Armagnetti. Però datemelo. Cioè datemi dei colpi. Da combinare immediato. Oh. Però è per il pompa. Lo so. Vabbè. L'altro si può aprire. Meglio di niente. Penso di sì. Spero. No. No. Trifoglio, non ce l'abbiamo. Già ci stiamo sviluppando abbastanza largamente. Non ce lo ricordiamo più. Che rumore era? Il rumore dello zombie sul tetto, probabilmente. Attenzione. No, aspetta. Assi di legno. Sempre comodo. Ma perché quando mi servono i colpi non ci stanno? Combinazione? No. Flashbang, combina, va bene. Ti prego. Qua, sti cappelli di Arthur Morgan è un easter egg. Parte della sala di polizia che non è utilizzata, no? Due colpi no, ho sbagliato. No, vabbè. Vabbè, sti cazzo. Chi lo ha questa? Attualmente è diventata più forte la Matilda. Però. Terrazzo. Vai, davanti a noi, oppure. Magazzino alla est. Direi di andare prima nel magazzino. Terrazzo. Ah, ok. Che dici? Come vuoi. Lo vedo scuro una cifra il magazzino. No, infatti mi piace per cazzo. No, però è meglio il magazzino. Ecco. No, beh, dall'altra parte. No, c'è un leaker. C'è un leaker? Non ci entro mai. Chiuso. Buono. E qua è dove dobbiamo... Degli ufficetti un po' old style della stazione di polizia, l'abbandonati un pochettino, capito, col tappeto appoggiato. Pianta blu. Esatto. Da combinare qua. Allora, io qua vado avanti nella trama. E di là c'è il Liger. Che vogliamo fare? Tocca provarlo, però non abbiamo. Forse col flashbang, così ti prendi gli oggetti che serve da prendere nel magazzino. No. C
c'è anche un'altra porta d'accesso comunque volendo, eh. Non credo ci sia un leger comunque. L'avevo sentito. Eccolo. Uno zombie normale, torna indietro e accedi alla porta. Aspetta, visitiamolo tutto sto magazzino, magari troviamo dei colpi. No, sicuro, sicuramente. Però intanto dobbiamo tornare indietro, quindi. Oggetto. Ingranaggio grande, ci servirà di sotto. Capirai, due. Due slot. Due slot. La porta, ecco i colpi. Portan, guerriero. Che urlo di merda che hai fatto. Buono. One shot. One shot è bellissimo. Un urlo di merda comunque. Porco due. Mo la puoi sbloccare la porta, no? No, dall'altra fuori parte no. Nemmeno. Fuori no. Ma ah, è tipo un mini short che vedo. Certo, l'ingranaggio ci servirà. Ecco. Lui sta là. Ma ripassa un po' qua sopra un attimo. Vicino all'ingranaggio. Non c'è nient'altro da prendere, no. Vai alla porta, va. C'è la piantina. È chiuso. Peccato. L'ingranaggio ce lo dobbiamo portare. Ce lo ricorderemo. Io lo prenderei. E come? Controlla un attimo. Due posti, non ce l'abbiamo. Beh, la chiave, se pensi che... Ce l'abbiamo. Uno. Scusa, la chiave questa la manopola abbiamo finito. Questa abbiamo finito. Esatto. E anche la chiave quadrata. Esatto. Però per il momento la tieni, intanto te prendi lo slot. Non te l'aspettavi di portartela via adesso, eh? Buono. Tanto verrà utilizzata all'esterno a breve, secondo me. Pure per me. Non servirà tanto tempo d'attesa. Nel terrazzo. Aia! Che culo che non ti è cascato, ti è cascato addosso. E non torni mai più su. Cazzo, strano, eh? Che cos'era quella manopola, scusa? Acqua. Si vede per... ci servirà per spegnere l'incendio. In qualche modo dovremmo farlo arrivare il flusso. Leva flusso acqua, vedi? Certo, ma noi dobbiamo ancora fare... Aspetta, ci sono dei colpi. Dove? Madonna, sei un genio. Maximum standard. No, parabellum per pistola. Vedete, comuni per vedere traiettoria stabile in culo moderato. Non abbiamo lo slot. Matilda leggermente ricaricata. Io andrei avanti con Chris. La porta è chiusa, no? No, quella è aperta. Volevo capire che c'era qua sotto. Se tiriamo abbastanza in maniera grande, io entrerei. Forse c'è la valvola da piazzare e ci riprendiamo due spazi. Ah, ecco, vedi. Non puoi accedere perché
Ci sono le fiamme. Esatto. Madonna, ecco lo schianto. Non credo tu possa passare, quindi andiamo avanti. Forse qua non si inserisce sta manovra, eh? Niente. Comunque il nostro obiettivo attualmente è trovare l'impianto elettrico, eh? Hai visto nelle missioni? Sì. Qualcuno che sta facendo qualcosa. Non me lo ricordo, potrebbe è essere la Madonna. Un player. Doppia pianta, credi. Doppia pianta vuol dire che qua ci devastano. Combina. Doppia pianta. Usala sempre quando stai a rosso, perché quando sta a doppia... Cazzo di rumore. Ah, handshot. Oh, te corri. Ma che... No, sulla mano. Ma perché glielo devi lasciare così? Aspetta. Recuperiamo. Ecco chi è che bussava la porta. No. Peccato, era il classico spot. Questa leva. Manopola. Va bene. Pensavo si potesse fare qualcosa. Da qua? Non ho capito bene a che può servire attualmente, però... Qua devo mettere sicuramente la manopola. Dai, vabbè, ho capito. Entra. Ormai ti entrerà da dietro. Sparagli. Buona. Ma non abbiamo lo spazio. Sta arrivando. Dai. Vai avanti. Ok. Oh. Sei inesorabile. Che? È inesorabile. Inesorabile, la morte è inesorabile. Ricarica. È finita. Oh. Era quello che mancava. Oh. Someone lost. A chi? Via la va. Una chiave trifoglio. Una chiave trifoglio. Vabbè, ma non stiamo lontanissimo. Se selezioniamo un po' la situazione. Pistola Chris, esatto. Ciao. Ciao. Da tenere. Vabbè, ci abbiamo due slot. Che cosa possiamo portare? Hai tenuto la bomba atomica praticamente. Bravo. Il tasto, c'è il Beaker. Depositi, tre colpi. Deposito. Chiave trifoglio. E ricapitoliamo che stiamo in una condizione comunque di munizioni con quel dannato Liger davanti all'armeria dove dovevamo mettere il bottone, che praticamente non siamo in grado di ucciderlo con le armi che abbiamo attualmente. Quindi proporrei una flashbang se volessi ritornarci. Lei ha... cioè, quanti colpi ho dovuto sprecare? Buono. Vai subito a una combine. Volevo vedere se c'era pure... Vabbè. No, non ce l'ho. Scusa, la polvere di qualità gialla, no? Non ce l'avevo. Ah, eccolo. Buono. Combina. Assolutamente. Sei cartucce, questa è l'intelligenza tattica dei menu dell'inventario, capito?
No. Me ne andrei. In realtà me ne andrei. Cioè, non è vai! Gli ha lasciato la mano là. Com'è possibile che non muoiono sti zombie? Non muoiono più a sto gioco. Mo' ho cambiato il flusso, raga. Dovrebbe essere cambiato il flusso. Esatto. Quindi puoi accedere all'elicottero da sopra perché non c'è più le fiamme. Esatto. Questa era. Qua non c'è sale più però. Qua potevo fare qualcosa. Non puoi combinarla, ma io. Me la porto in deposito. Portatela in deposito. Sta vicino. Certo, devi ripassare davanti al tizio. Beh, lui non rompesse i coglioni. Avevamo anche là. Sta proprio là davanti. Esatto. Sta anche laggando male. In lontananza lagga. Sei in bocca, in bocca. Vai. Però sicuro in bocca alla porta. Vabbè. Tanto deve sbatte 2-3 volte prima di vederla. No, no, ma non è vero. Apri. Oh. Non ci credo. Ma com'è possibile? Non si è caricato i danni, secondo me. Com'è possibile? Deposita, mano. Buono. Com'è possibile? Quindi elicottero, cerca di fuggire da questi se è possibile. Ma come? Quella ormai sta dentro. Ormai sta dentro, devi sparare. Coltello, coltello. No, la sfondo. È l'unica. Vai, di velocità, di velocità. No, vabbè. Porco, due ti devasto. La vita ti devasto. Vai. Di velocità, vai. E quindi anche la chiave trifoglio. Ci abbiamo la chiave trifoglio. Che ci consentiva di aprire due porte. Perché sì, io mi ricordo due porte. Vabbè. Carica, ma. Ma che stai dicendo? È lui, dove vado? Tyrant. Ma qua dove vado? Non passerà più, te lo dico. Oddio. Corri! È d'acciaio! Oddio, madonna, mi ha devastato! È d'acciaio! Mi ha devastato! Via il cappello! Eccolo, ti ha chiuso il Tyrant! No! Madonna mia! Aia! Aia! È finita! Io caricherei! No! Aspetta! Gli ho levato il cappello, tiè! Ho sbloccato pure il trofeo! Trofeo col cappello! Vai! Sbrigati! Via, di fuori, via. Di fuori devi andare. Via, no, che di fuori, oh. Vieni qua. Oh. Ciao. Madonna mia. Tan. Trifoglio, dove cazzo stava? No, hai sbagliato tutto, considera. Cioè, guarda Marvin là. Questo personaggio comunque è ridicolo. Ridicolo messo così a caso, la faccia d'acciaio. Non ci credo. Dove vado? Ah!